futuro è di chi ha un grande passato. Questa è la storia di Renault e il motorsport, 115 anni di passione e innovazione. Una storia costellata di vetture innovative e piloti mitici, di tecnologie rivoluzionarie e vittorie emblematiche. Un'avventura coronata da un palmarès senza pari. Renault si rese ben presto conto dell'importanza delle imprese sportive nello sviluppo dell'immagine aziendale. Il 24 dicembre 1898 dimostra la superiorità della sua prima grande innovazione, la trasmissione a presa diretta. La sua voiturette Type A è la prima a risalire la pendenza di Rue Le Pic a Montmartre. Seguono poi le Type K, AK e la 40 CV Record. Negli anni 30 Renault produce la gamma Nerva, continuando la sua collezione di record. Con le sue curve ispirate all'aviazione e l'8 cilindri in linea, la Nerva Sport trionferà al Rally Monte Carlo. In aprile 1934, una Nerva Sport specificamente preparata per l'occasione batte più record di resistenza in tutte le categorie, percorrendo più di 8.000 km in 48 ore, arrivando ad una velocità di punta superiore a 200 km orari. Negli anni 50 Renault progetta l'Étoile Filante, che si distinguerà sul lago salato di Bonneville negli Stati Uniti in settembre 1956. Con una splendida livrea blu, questo modello fuori dal comune dispone di un telaio tubolare e di due grandi derive simili a quelle di un aereo. Sotto la pelle in poliestere si nasconde una turbina ultrapotente che sviluppa 270 cavalli a 28.000 giri al minuto e una trasmissione transfluide. Il progettista Jean Hébert stabilisce un nuovo record di velocità con 308,85 km orari, finora imbattuto. Questi sono anche gli anni della mitica Dauphine e della 4 cavalli Le Mans. Nel 1958 Renault mette il costruttore di origine italiane Amedeo Gordini a capo della divisione automobilismo. Nasce così la mitica Renault 8 Gordini, che diventerà un simbolo di successo per un'intera generazione di piloti. La sua immensa popolarità porta alla creazione nel 1966 della Coppa Renault 8 Gordini e nascono così i campionati monomarca. Nel 1976 nasce Renault Sport, che con le monoposto con motore turbo si dimostra da subito estremamente veloce nel campionato del mondo FIA per vetture sport, inanellando pole position e migliori giri in corsa. Tutti gli ingredienti sono presenti nel 1978, quando Didier Pironi e Jean-Pierre Jossot ottengono una vittoria storica alle 24 Heures du Mans. La strada per la Formula 1 è ormai aperta. E Renault continua la sua avventura nei rally, conquistando il titolo costruttori del campionato del mondo del rally 1973. Jean Ragnotti, secondo al Rally Monte Carlo 1978 e poi vincitore della prova nel 1981 e del Tour de Corse 1985, si distingue con la Renault 5 Turbo. Rally a tutto campo, Renault si avventura anche in rally raid con il Parigi-Dakar. Negli anni 80 il Renault si associa con Lotus e fa correre campioni come Alain Prost e Ayrton Senna. Segue poi la partnership con Williams, che vedrà campioni come Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Nel 1995 Renault rafforza il suo coinvolgimento con la scuderia Benetton, con Michael Schumacher, che diventa campione del mondo. Nel 97 Renault ritorna in Formula 1, acquistando la scuderia Benetton, e nel 2005 e 2006 Fernando Alonso conquista due titoli consecutivi di campione del mondo. Una presenza di 38 anni nel top della disciplina sportiva, 12 titoli costruttori, 11 titoli piloti, 165 vittorie, 213 pole positions. Renault torna nel 2016 con la propria scuderia, con l'obiettivo a medio termine di tornare sul podio. Parallelamente, campione nel mondo 2015 in Formula elettrica, Renault conferma la sua presenza nel 2016 con l'obiettivo di mantenere la sua posizione di leader. Rally, pista, Formula Renault, Formula 1 e Formula elettrica, non manca niente. La Losanga ha scritto pagine
e pagine di storia nel motorsport. Un'esperienza di passione, ma anche il banco di prova per testare l'eccellenza tecnologica. Con la competizione Renault raccoglie le sfide sportive, ma si impegna anche a democratizzare l'eccellenza tecnologica per tutti, travasando quanto imparato in pista nei suoi veicoli di serie, che siano termici od elettrici. Renault, campioni su pista, campioni su strada.